normalmente avviene nell'installazione delle antenne cosiddette telefoniche. Nella fattispecie ci rivolgeremo a quello che è successo nel nostro comune, in modo tale da capire bene quello che è accaduto dal 2006 ad oggi, perché si parte dal 2006 con questa problematica. Quindi l'ingegnere Mendes, che dopo darò la parola, spiegherà tecnicamente perché si è arrivati alla scelta di quel sito e spiegherà anche tutto l'iter amministrativo, partendo dal ricorso al TAR che il comune di Buscemi ha promosso contro la Telecom per non far installare l'antenna, e da lì siamo arrivati ad oggi. Specifico per evitare qualunque, diciamo, fraintendimento, che noi non siamo in condizione di spiegare questioni tecniche inerenti le interazioni del campo magnetico con il corpo umano, perché non abbiamo le competenze. Tra l'altro, come sapete tutti, ci sono grandi studiosi, grandi scienziati che hanno idee un po' diverse sulla fattispecie. Quindi immaginiamo se noi questa sera potremmo discutere nel dettaglio tecnico di queste cose. Però siccome ci siamo accorti che c'è molta relativa informazione su quello che è accaduto, è giusto un attimino riportare nel discorso dialettico democratico la questione, e poi ovviamente ascoltare un po' anche la vostra voce per capire un po' le eventuali problematiche e come muoverci anche poi noi in funzione di quello che avverrà successivamente. Passo la parola all'ingegnere. Allora, sulla base di una normativa che disciplina l'installazione degli impianti di radio trasmissione per telefonia mobile, partiamo dal principio che questi impianti vengono considerati per norma come opere di urbanizzazione. Le opere di urbanizzazione per intenderci sono fognatura, rete idrica, diametraica. Gli impianti di radio trasmissione vengono preparati tutto e per tutta opera di urbanizzazione urbana. Sulla base di questa disciplina hanno un iter procedurale autorizzativo molto più veloce, addirittura possono essere fatto come semplice denuncia di inizio attività. La denuncia di inizio attività presuppone che il soggetto presenta al comune la documentazione e il giorno successivo installa l'impianto, se ha tutti i documenti apposta. Nel 2006 la Telecom, diciamo, presenta al comune la richiesta di autorizzazione per installare un impianto dove c'è la cabina Telecom. Ho studiato la normativa e ho detto che non potete installare l'impianto perché ci sono dei fumi, non ci sono delle autorizzazioni, bisogna che vengano acquisite queste autorizzazioni. Quindi l'abbiamo mandata alla sovrintendenza. Loro hanno trasmesso l'incartamento all'ARPA e alla fine di dicembre del 2006 presentano la comunicazione di inizio lavoro. Cioè, nel senso, noi domani iniziamo. Io ho emesso un provvedimento e ho impedito che i lavori venissero iniziati, quantomeno li ho defilati, perché a mio avviso, studiando la normativa, mancava un parere. Era il parere dell'altro. In effetti non avevo neanche il parere della sovrintendenza, però loro l'avevano avuto perché l'avevano richiesto loro, quindi in effetti il parere della sovrintendenza era positivo per installare l'antenna su un palo da 18 metri. L'azienda regionale di protezione ambiente è un altro parere che va acquisito. L'azienda regionale di protezione ambiente è quell'ente che fa capo allo Stato, che va a disciplinare, a controllare questi impianti, è il soggetto competente a dire se le emissioni sono o meno compatibili e sono rispettose della normativa, sia gli impianti che le emissioni. E quindi ho dato questa. Per tutto conto la Telecom immediatamente ci ha denunciato, in effetti non c'era bene così, per la precisione. E noi ci siamo opposti e abbiamo iniziato questa procedura. Durante lo svolgersi della procedura, effettivamente noi eravamo in difetto. Io avevo ragione, nel senso, potevo temporaneamente impedire l'installazione.
ma era temporaneo perché il comune non aveva un regolamento. Quindi, con una certa celerità, noi abbiamo fatto il regolamento. Poi il regolamento conteneva alcune imperfezioni, che poi in corso d'opera abbiamo perfezionato. A seguito di questo regolamento non è stato possibile, comunque non si può mettere l'antenna dove l'avevo messa loro. Ma l'aspetto che si è curato all'epoca non era l'epoca dell'emissione, perché non è competente a dire se le emissioni sono o meno nocive, se sono rispettose della legge. Ma l'abbiamo bloccata per un aspetto importantissimo a mio avviso, che è il vincolo paesaggistico che vige sul comune. Cioè installare un palo di 18 metri più nauce c'è in terra. In quel luogo significava mettere un palo sulla chiesa, cioè l'aspetto panoramico veniva naturalmente attratto. Questo è quello che è accaduto. Non appena però abbiamo fatto la modifica al regolamento, il comune, se non vuole essere sanzionato, è sanzionato severamente, deve individuare il luogo, quindi non è che può escludere, cioè non si mette in tempo, ha l'obbligo di individuare i luoghi dove possono essere messi. Quindi noi abbiamo detto, i luoghi sono all'esterno del perimetro del centro urbano, come perimetrato nel piano dell'opera generale, e preferibilmente su aree di proprietà comunale. Questo per evitare che in una maniera selvaggia si potessero diffondere. In ogni caso, acquisenti i pareri. C'è stato un stile, sono quelli che abbiamo fatto una conferenza di servizio con tutto l'operatore, la 3, la Wind, la TIM e la Vodafone. Ci siamo fatti un giro, abbiamo individuato dei siti, poi non si è saputo più dopo. Arrivato a un certo punto è venuto la Vodafone, che prima di presentare la pratica dice noi abbiamo la necessità di installare l'antenna e abbiamo iniziato a fare dei sopralluoghi per individuare possibili siti di proprietà comunale prioritariamente dove questa antenna potesse essere installata. L'antenna che dobbiamo mettere a Buscema è un'antenna a bassissima potenza, quindi riesce a coprire Buscema e intorno sostanzialmente. Non è un'antenna che attualmente noi prendiamo il segnale rapido arrivata a casa, quindi significa che ha una potenza non indifferente. Quello che bisogna mettere qua è una potenza molto più bassa, addirittura l'UMTS non supera i 50 potenze, quindi è un segnale che a volte è inferiore a quello che prima bisogna nell'orecchio quando è attivo. Dal sopralluogo dell'autorizzazione effettuata, il sito del comune individuale che è rispettoso del regolamento, rispettoso di tutte le normative, è lo stelo ex serbatoio. Hanno fatto la loro indagine, hanno presentato la documentazione, hanno acquisito il parere della sentenza, hanno acquisito il parere dell'ARPA. Tutti questi pareri sono favorevoli. A quel punto mi hanno portato i pareri e la richiesta di autorizzazione. Il sottoscritto ha l'obbligo immediato, entro i tempi prescritti, di rilasciare l'autorizzazione. Quindi constatato che tutti i pareri c'erano, il regolamento viene rispettato, le emissioni sono, così come dice l'ARPA, rispettate, abbiamo rilasciato questa autorizzazione. Fermo restando, l'ARPA si riserva un aspetto che io ho un po' precisato nella documentazione ed è questo qui. L'impianto viene realizzato, la messa in funzione sarà fatta solo ed esclusivamente dopo che l'ARPA avrà dato nulla vostro definitivo, a seguito di ulteriore misurazione, cioè, la cosa più brava è che le frequenze fanno male, poi, la frequenza cioè, ci sarà un periodo in cui loro metteranno in funzione e poi l'impianto verrà alterato in maniera tale che sia rispettoso tutto quello che la norma. La normativa che abbiamo in Italia è una normativa cautelare che rispetto alle altre normative dei paesi europei è la più restrittiva, nel senso che le emissioni sono contenute notevolmente. Questo è quello che posso dire, poi se fanno male o non bene non sono titolato a dire. Qualcuno ha detto che il comune ha individuato aree che invece per risolvere, non è così, perché gli impianti di radiotrasmissione pagano solo l'occupazione solo. Non pagano nessun'altra cifra, cioè loro pagheranno quando domenica quadrata un suolo e pagheranno. Io voglio anche perché c'è tutta una cosa, ma tra l'altro problemi che c'è tutto un sudice sulle frequenze che funziona, perché se noi vediamo che un 50 di frequenza giusto è maggiore, non è una frequenza emessa dalla risonanza magnetica. Secondo me dire quando fa diciamo, in maniera bassa per fare l'esame è maggiore la frequenza che dire. È maggiore anche la frequenza della terapia quando si fa questa terapia, voglio dire. C'è uno studio dato di erro, cioè infatti la professione mutante della società non si è mai espressa di forma. Cioè, ha detto, non sapete, cioè bisogna usare e sulle frequenze, ecco perché l'altra che è abilitato a usare questa cosa, deve valutare le frequenze. Poi c'è uno studio dato alla collega in cui un'università
competenze in maniera utilizzate le fotocopie servono anche eccitare il cervello del cervello. Cioè praticamente è stato stabilito che un telefonino, cioè abbiamo detto elettromagnetico, questo telefonino serve anche in modo realizzato. Cioè, questo non lo dice, pulisce da questa cattolica proprio in un genere. A parte il fatto che poi le onde messe da quella messo qua arrivano un po' oppure uccidere. Cioè, dentro il paese non fanno male, perché non è che si fanno un treno, fanno per chissà di elettro onde. Cioè le onde si rimangono per via orizzontale e vanno a finire su. Cioè, chi è dentro il paese non fa male. Cioè, quelli di gas possono fare male, oppure di monte di testa dell'acqua fanno male a noi. E che stanno solo dei suoi. Ma questo fa questa tutta no? Non si sa, non si sa, cioè sono più potenti, sì. Se facciano bene o male, mi avviso chiunque lo dice. Ma credo che non si studio della Santa Cosa, sulla nota del momento. Volevo aggiungere qualcosa, sempre rispetto al leader amministrativo, che ha detto l'ingegnere Tonetti, che oltre alle conferenze di servizi fatte diverse, dicendo che lì è vietato contare, quindi sostanzialmente si è arrivato su quel sito perché è l'unico tra le altre cose dal punto di vista di vincolo paesaggistico e quello che rimane fuori dal vincolo paesaggistico, siamo proprio a confine dal vincolo paesaggistico. Però volevo dire questo, ritornando al discorso degli studi sull'Alzheimer o su altre cose, io obiettivamente in questi giorni, scorsa, mi sono fatto pure io un giro sui motori di ricerca di internet e vi posso dire che c'è l'inferno, ce n'è quanto ne volete. Se voi volete rimanere contro, ve ne arrivano mille. Se ne volete valere il contrario, ve ne arrivano mille e due. E l'unica cosa che vi posso dire è questa: mi sono fatto un convincimento personale, no? Siccome oltre allo studio che diceva Bellino del Policlinico Gemelli, nel corso degli anni ci sono state commissionate parecchi studi da degli studiosi, ad altre reti, sto parlando di scienziati, dove gli hanno detto di fare degli studi approfonditi per verificare alla fine, per dare un parere quantomeno scientifico, sulla possibilità scientifica che le onde elettromagnetiche emanate dalla stazione radiobase creassero dei problemi negativi sul corpo umano. Obiettivamente le società telefoniche e quindi immediatamente viene il sospetto che dal momento in cui di commissione chi ha interesse a farle potrebbero essere strumentalizzate, ma ce ne sono parecchie in America che sono state fatte, perché loro sono più avanti di noi in merito a queste cose, sono state fatte a centinaia, dove però gli scienziati non sono concordi verso la linea. Cioè il fatto che faccia male all'organismo non lo certifica scientificamente. Perché come ha detto il collega Cappè, le radiazioni inducono delle proliferazioni cellulari, l'aumento di, quindi un tumore che cos'è se non l'abnorme produzione cellulare, una cellula che impazzisce invece di dividersi in due parti si divide in 10 parti. Questo è un meccanismo. Michele, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS, che è il massimo ente mondiale, quanto è espresso? Ma tu lo sai benissimo, meglio di me, che tante volte non si parla perché non si vuole parlare. Io personalmente mi sento di stigmatizzare l'operato del Comune per un solo motivo. Questa riunione si sarebbe dovuta fare 4 anni prima, nel 2006. È inutile avvisare i cittadini a cose fatte, perché noi avremmo potuto prendere, anche se da come avete così esposto bene la questione, anche se era ineluttabile che questo impianto si dovesse fare, però ci saremmo potuti organizzare diversamente, dirci le cose stanno così e non c'è niente da fare e da prese in giro. Non stiamo dicendo niente, ma posso dire una cosa? Nel 2006 io cercai di dare
che era a capo del Ministero tecnico, non possa esprimere un parere contrario al comportamento, la telecom il giorno successivo vorrebbe denunciare. Per cui non mi potevo esprimere in prima persona dicendo tu non la fai perché non mi piace. Ma io non dico questo. Ho cercato. No, il problema è che io stavo pagando una bella 60.000 euro di danni che volevo, però i cittadini non sono così interessati. E la stavano mettendo la San Sebastiano. Raimondo ne sa qualche cosa per terza. No, infatti. C'è stata un'indifferenza totale. No, perché le cose bisogna dire, c'è stata un'indifferenza totale. Io non rischiate sulla mia pelle. Cioè quando la telecom va all'altare, va a una scuola di avvocati. Io ho dovuto stare la notte per studiare tutte le normative e vedere a che punto andava bene, ma andava male quello che stavo facendo. Non è intervenuto nessuno, non c'è stato un singolo articolo nel giornale. La sovrintendenza ha dato parere favorevole dall'aspetto ambientale e panorama di Lucena. Mi ha detto che è importante la protezione, io ci tengo, è importante. Lì, noi adesso non è che sto facendo una cosa bella, per carità, non mi esprimo, ma all'epoca si sta facendo un mostro e nessuno ha detto nulla. Un bar di 18 metri che è qualcosa di enorme, è rastremato perché era tipo un gatto. Sì, ma io non capisco. Dopo 18 metri c'era una giuria, non queste antennine che stiamo mettendo qua, perché c'era una GSM che doveva mettere una cosa stracosa e nessuno ha detto nulla. E l'ARPA alla fine gli ha dato parere favorevole, così come gli ha dato parere favorevole la sovrintendenza. Io mi cercavo di bloccare questa cosa, ho cercato di sollevare un'opinione e solo la gente si muove. Qualcuno farà qualcosa, non è uscito un articolo nel giornale. Quindi se io ci riuscì all'indomani, cioè perfetto, tutto cosa fermavo la gara. Era Giovanni Antonetti, abbiamo parlato di consiglio comunale. Cittadini, la Vodafone ha intenzione di fare questo e questo, ci sono queste situazioni, io metto a vostra conoscenza quello che hanno intenzione di fare, allora noi avremmo potuto prendere altri provvedimenti, organizzarci diversamente, perché questo piccolo paese che è rinomato per la sua genuinità, per la sua virginità strutturale, architettonica, ha diventato una cosa che francamente non è più come prima, perché è pieno di mostri edilizi. Basta pensare alla cabina Elena nel nuovo centro dove altri stampare. Però tu mi devi spiegare una cosa, perché l'intendenza delle, come si chiama, delle belle arti ferma il fungo e lascia e non fa mettere niente e lo blocca, mentre per la quota poi visto non si può fare, perché non è la stessa zona. Ma è possibile, se la testa è un'altra parte,
saremmo state più esposte. Abbiamo avuto parecchi contatti con numerosi cittadini che regalavano un antenna per questa Santa Nuova, non quella della telefonia, quella per le TV. Guarda che mette la televisione, se no sbagliamo, cioè non è che fa antenna le telefonine diverse da quella che si chiama televisione, è un elettromagnetico in una certa potenza. Non è che hai ragione, però io le informazioni bisogna come medico opero in questo tipo di processo da 39 anni. Sai benissimo che ci sono delle aree nella zona montana che sono più colpite da patologie tumorali. Palazzuole, Buscemi praticamente sono falcidiate, linfome, plasmocitomi, mielome, leucemie, linfoidi, mieloidi, qua c'è una peste. Allora, avete detto bene che vi chiedeste l'acqua e siete freddo su di loro. Perché più lontano sono. Sì, ma non era aggiungere altre radiazioni. Ma no, allora dentro il paese non fanno male, cioè, sbagliamo la situazione. Chi mi veste l'acqua mi fa male. Il lontano sono peggio e cioè, sbagliamo se ecco perché ci siamo pieni di umore, perché c'è testa l'acqua, e siamo noi perché c'è frio. Allora, ma più vicino è, non fanno male, però sono vicino. Bisogna andare con giusto. Cioè non è che il cattolico sembra che noi no, infatti, possiamo no. fare un no. Ormai a questo stadio noi dobbiamo dire solo signor sì. No, no, ascolta, allora non ci siamo capiti. Cioè il comune ha fatto un ricorso al TAR, cioè ha subito un ricorso al TAR per quella questione che ha detto Giovanni, che fra parentesi era costato un TAR del 6.000 euro, perché il comune si è opposto di quella roba. E il giudice ha detto l'antenna si deve fare. L'unica cosa, siccome noi eravamo sprovvisti di regolamento, ci ha dato il tempo di indicare il sito. Diversamente loro installavano lì dove era. Quindi il discorso è questo qua, non è che noi possiamo dire o i cittadini possono dire montiamo o non montiamo, perché c'è una legge nazionale e posso assicurare che se voi vi girate tutte le città d'Italia, le antenne sono sui palazzi, sono sui palazzi, ed è ancora peggio, sai perché? Perché poi c'è la speculazione del privato, perché se noi non l'avessimo regolamentato che si possono installare solo negli edifici pubblici, anche questo è illegale, perché quelle della rete ci hanno detto se a noi ci conviene o se copriamo il territorio non contestiamo il regolamento, perché c'è la legge che dice che loro lo possono installare a casa mia, ci faccio un esempio, io ho un condominio, per fare un esempio, ho una velletta, lei ha la velletta, senza che loro devono chiedere il parere al comune, fanno una dichiarazione, inizia a delle varie iniziative. Ecco perché dico il comune in questa fattispecie subisce come subiscono i cittadini. E noi per fermare dal 2006 al 2011 alla ciarlettata l'installazione dell'antenna abbiamo speso soldi pubblici per cercare di opporci a questa cosa. Sapevamo che la perdevamo, dico per un libro che è stato l'avvocato che ci ha curato questa cosa, non volesse prendere chiaro. Facciamo questa cosa, lei perdendo perché però solo l'avevano fatto in altri paesi. Però il concetto è questo qua. Che è un'infrastruttura equiparata al livello di opere di pubblicazione primaria, non si rilascia la concessione edilizia se non c'è fognatura, strada e acqua, perché sono opere di pubblicazione primaria, non si rilascia la concessione edilizia se non c'è niente. E così l'aspetto. Io pensavo che una manifestazione di massa, non so, una popolazione che si riversa sul posto, che rende sensibile della situazione il prefetto, il quale è molto sensibile ai movimenti popolari, appena si mette per motivo di ordine pubblico con un prefetto. A casa non lei lo sa quello che sta succedendo, io prima ancora che andasse a casa succede da 10 anni non te. Lei lo sa quello che è successo a casa, la popolazione, un prefetto. Ma in palazzolo, che c'è una palazzolo, perché la palazzolo è una cosa popolare, c'è una legge, che sta qui c'è solo me, ma la palazzolo da subire, il prefetto, la palazzolo da subire, la palazzolo hanno voluto. Allora solo hanno convenuto poi con le antenne nuove, una volta sono quali si ma la legge non si è gettata. Però poi volevo aggiungere, io faccio, si dice, mia pupa perché l'avremmo potuto fare nel 2006, però ora posso dire una cosa, questa riunione tardiva per com'è, oltre all'avviso pubblico fatto nei bar, nel sito del comune, io ho mandato una mail list di 100 indirizzatari, cioè l'ho mandato a 100 persone diverse. Se lei considera che siano solo 100 famiglie diverse, dico, mi sarei aspettato stasera più partecipazione da parte dei cittadini. Ma le dirò di più, il cittadino che può dare testimonianza perché lui all'epoca era sindaco, i sindaci che si sono
sono succedute negli ultimi anni hanno ricevuto più pressione a fare statale antenne e non a chiedere, è giusto che lo sappiamo. Cioè, io da parecchie persone, su una buscema non si può telefonare, sempre un hotel su uno. Queste sono le cose che scrivono in giro, perché c'è no, no, per questo non è che sto dicendo che uno si può fare influenzare con lo cittadino per avere la dice di stallare. Cioè, a dire il vero, noi nel 2006 eravamo nettamente contrari alla somma di atti del Consiglio e la Giunta che ha proposto all'epoca di non installare, però di fronte a una sentenza del TAR che ti dice o decidete voi di comune accordo con il gestore o chi vi installano secondo legge. Secondo legge installano in tutto il periodo giudizio, a fuori, eccetera, eccetera. Allora, se noi... centro cristiano si mettono sul posto di lavoro, che fai? Lo dico io, è successo un caso 600 a pagina. Io lo dico io quello che è successo. È successo un caso 600 a pagina, noi possiamo fare lo stesso iter, perché io l'ho seguito come è. Allora, la Vodafone doveva installare una stazione radiobase nella zona balneare, è un po' distante da Pagina, non è molto vicino. C'è stata una rivolta popolare, il sindaco che ha fatto un'ordinanza di sospensione del lavoro per motivi di ordine pubblico. Giusto? Questa cosa immediatamente è stata a Pentecolciure impugnata davanti al TAR. Il TAR ordina ai carabinieri e alla polizia di allontanare affinché praticamente si mette in funzione questa cosa. A Pagina la cosa in 15 giorni è rimessa in funzione. Perché? No, dico, ma nelle altre città ci sono arrivate prima di noi a fare queste manifestazioni. Sì, ma lo capisco, il progresso non si può fermare, è inutile. Io ora il problema è di cercare di evitare le ripercussioni negative che ci saranno sicuramente, perché già ne abbiamo molte. Ci aggiungiamo magari questo, però io mi posso dire, state tranquillizzati. Io vi posso dire un'altra cosa. Io vi posso dire un'altra cosa, e questa è una proposta che facciamo noi come amministrazione, sempre nel cercare di monitorare e cercare di tutelare la popolazione, che poi siamo noi stessi, non è che noi viviamo in una città. Allora, proprio ieri mi hanno mandato la cosa del piano di protezione civile provinciale, quello che si deve attuare subito, dove finalmente è previsto per tutta la provincia l'installazione di sensori. Hanno individuato delle località, per noi hanno individuato la casetta dei vigili del fuoco di Palazzolo, dove metteranno dei sensori che vanno a rilevare le emissioni di raggi gamma, alfa e beta, che sono quelli atomici, che sono quelli radioattivi, e praticamente l'ARPA periodicamente deve andare a fare delle misurazioni del monitoraggio sul rispetto dei limiti di impianti. Se questi dovessero essere superati, questo è successo, allora sì che si può intervenire anche attraverso, cioè, un'ordinanza di spegnimento della stazione. Allora, cosa dico? La protezione civile si sta alzando, ma noi come comune, visto che poi, ecco, è giusto che lo diciamo, visto che poi la Vodafone è la prima, la TIM sarà la seconda, su quel sito, e la WIND sarà la terza, perché il sito individuato è quello. Noi da parte nostra cercheremo ora di individuare in maniera quanto più economica possibile, solo per poter risolvere. Qualcuno che ci aiuterà, l'altro giorno, che sono studenti universitari che magari sanno meglio di noi come funzionano queste cose, di creare anche un monitoraggio nostro in modo tale da vedere se vengono rispettati quei limiti e in modo tale che siamo quantomeno vigili su questo aspetto. A dire il vero, io stasera non me la sento di dire che le attenzioni non fanno male, e non me la sento di dire che fanno bene, però posso dire oggettivamente che non ho le competenze per dirlo, ma oggi c'è un'ipersensibilità su questi aspetti, perché noi, io vi parlo da Tecnoenergy, noi tutti i giorni andiamo con l'ARPA perché arrivano esposte dove ci sono le cabine dell'Enel, mi fa il tumore, mi dobbiamo spostare, sistematicamente andiamo a fare le misurazioni con l'ARPA e praticamente i valori che si registrano sono di 50-100 volte inferiore al limite che prevede la legge, che come diceva l'ingegnere, in Italia è molto più restrittivo di quello europeo. Ma questo non è che significa che siamo immuni. Io sono convinto però di una cosa, questo lo devo dire con chiarezza, quelli che a mio avviso fanno male sono il radar che c'è, questo fa male, cioè, adesso l'acqua fa male, quello che c'è, le antenne di Montelauro fanno male. Mi dispiace dirlo, anche per i carabinieri
fa male a pagare. La telecamera è una fonte come protezione di spettacolo. E oltretutto si sta male vicino ad una scuola. Ma lì, la scuola c'è speciale, c'è la carabinieri. Ma no, perché c'è poi carabinieri in posizione. L'arma dei carabinieri ha una legge speciale che non manda all'arco, se non manda un allora il discorso qual è? Facciamo una discussione seria, ma cominciamo ora a capire se noi riusciamo a fare delle misurazioni, ma capire le radiazioni da dove vengono, i flussi più pesanti da dove vengono. Ma, ma Michele, che giustamente ha un memoria storico come me, che lo dice, sai benissimo Michele, è un giaro caso di leucemia e come dopo di stella. Cioè quindi dice, tu lo sai, all'inizio iniziano di leucemia, leucemia e le pomme, cioè quando ci fonte di stella, ma perché non ci sono su canna c'è di vista, c'è come radiazione. Da danno, cioè quando è danno, quando però mi sembra strano che i carabinieri hanno vicino. No, no, i carabinieri sono. Non devono chiedere la parere persone. L'Italia è bella perché ci sono queste isole felici, diciamo. I carabinieri. No, perché sono però è stato senza. No, io è stato senza chiedere a nessuno. Non hanno chiesto. Ora io. Ora io sarò curioso di capire. Quanto emettono, ma a parte che deve sapere che cosa mi arriva da Mondalao, perché attenzione a Mondalao c'è un concentrato di antenne di radio e c'è anche una radio pure lì, e quindi possibilmente cioè, questa cosa mi stimola, ma io ho interpellato il sindaco Pavani che è il medico come noi e l'hanno fatto una volta c'è un problema non ce n'è, non ti preoccupare, cari avevo tante antenne, io non me la sento di dire la problema è quel punto. Che è successo? Che c'era da andare, c'è una battaglia perché dovevano fare, finalmente ci fu un altro vandalismo e l'hanno buttata giù. Ah, perché ci vuole, dopo perché a te la comunistica, a te non c'è. Iniziò immediatamente una battaglia per avere la e tu dici, a questo posso mandare che aveva l'antenna, perché non va bene, perché siamo tutti bravi a dire che fa male. Poi che ne fa? Ma non lo devo, la mano. No, no, io credo a quello che il sindaco ha detto, c'è. Le stesse persone che protestano già hanno telefonato per aver installato l'antenna. È così, qua. No, il cittadino è degno di rispetto, però. Uno sente tutte le campane, pensavo, non è che. Posso assicurare che abbiamo cercato di fare un inter più scrupoloso possibile questa cosa. Tant'è che poi Giuseppe mi ha trovato e ce l'ha già la perché non è che è stato mai andato. Avevo delle cose da fare. No, io pensavo solo che. Avevo delle cose da fare e quindi ho dato un po' dopo che avevo tutti i pareri. Prima mi ha telefonato bene, guarda, senti, sto facendo tante cose, non appena mi sono. Come già chiedevo, su chiedete. Poi ha telefonato, ma non lo sento, dice Giovanni, hanno telefonato. Hanno telefonato, se noi non potevo. Non gliela voglio più lasciare, ma a me non devo farsi di casa. E poi finalmente. Ma io pensavo che l'organizzazione popolare avrebbe potuto sortire effetti diversi, ma avete visto che era ineluttabile che si facesse. Io la palazzo, questa è stata 5 anni fa, no, l'ultima sentenza è stata con. No, ma come persone che si sono liberati, c'è stato. Sì, vabbè, c'è stato ad ogni cosa, ad ogni consiglio. Cioè l'arma, i libertari in secondo momento. Allora la rivoluzione militare, dopo che sarà stata questa. Allora, funziona così, esatto. Non può venire prima. No, l'ha fatto prima. Della stazione radiobasa come emissione di campo magnetico, c'è addirittura diciamo è proiettato nel territorio a comune, no, progetto, nel progetto, nel progetto che è stato depositato al comune la Vodafone ha illustrato all'ARPA che l'ha trasmesso per conoscenza al comune questa stazione radiobasa quanto l'intensità del campo magnetico che emette e i voltmetro a 100 metri, a 150 metri, cioè tutto il progetto come si deve fare. L'ARPA che cosa ha fatto? Sul progetto che loro hanno presentato ha emesso il parere preventivo di nulla osta. Dopodiché ha detto, attenzione, tu monti l'antenna ma non la accendi. Quando la devi accendere ci deve essere l'ARPA, con i tecnici che hanno... Devono verificare che quello che hanno progettato corrisponde con la realtà. Ma io aggiungo un'altra cosa, il discorso che dicevo io del monitoraggio è che noi in qualche modo ci dobbiamo anche autotutelare, perché faccio un esempio, se l'arma sono là io metto un'ammifugatura, no, dico, non si deve fare perché è una cosa che intacco,
perché una cosa non ho letto. Sto dicendo, se uno non rispetta le leggi non lo dovrebbe fare. Mi dicono che in alcune situazioni è successo. Se noi riusciamo ad avere una stazione di monitoraggio nostra, vediamo ora i costi, perché uno dice una cosa, ma se dobbiamo misurare quelle cose. Ma io dico, sia per la stazione radio base nostra o per quelle che verranno, ma io ho anche il piacere di fare uno studio sul cuscente per capire le altre emissioni e se ci sono anche emissioni naturali dell'aria, perché voi sapete benissimo. Prima questa è una cosa che il comune deve fare, se la fa. Come sa prescindere dall'antenna? Perché faccio un esempio, no? Ci sono alcune poste della terra e non sappiamo che uno di questi potrebbe essere anche il nostro territorio, perché essendo calcare, la provincia di calcare dice che ci sono fuoriuscite dell'aria non facile. Sì, ma non mi devo veramente. No, però ti faccio un esempio, sapere che c'è una zona che c'è l'emissione dell'aria, se non abbiamo un regolatore previsto da poi costruire. Non le fa costruire, perché questa è una forma a mio avviso di tutela più integrale rispetto al semplice possesso. Io ho l'antenna, che mi preoccupo l'antenna, e sotto la casa c'è una condizione che mi penalizzano, sì, quelle. Dico, però vi dovete mettere, prima dobbiamo vedere che costi ci sono, perché se parliamo di 50.000 euro per fare la vostra comunque su una legge, possiamo, per una legge restrittiva da cane, basta pensare che qua da cane che ha tutto può aiutare, cioè il blocco, non siamo la Vaticana, cioè con la legge italiana, cioè il Vaticano tutto può, poi va, come siamo visto le emissioni che dice con la Radio Vaticana che danno benefici, ma danno benefici a Roma e parte del Lazio, non solo a Roma, parte del Lazio, fu bloccata, cioè il Vaticano tutto può, ma fu bloccata grazie a questa legge che è molto restrittiva. Cioè, io mi scuso per il ritardo, perché ovviamente il dottore faceva rilevare. In effetti cioè, il fatto non è che non si è potuto fare prima questa riunione per un motivo. Cioè, siccome questa cosa se ne parla dal 2006, è una cosa che è andata avanti. No, no, il confronto è sempre bello, no, perché se non altro serve a spiegare e ad esprimere pareri. E vi posso già dire che se ci saranno novità lo andremo a incontrarci. Su questo non ci sono dubbi, anche per quello che ho detto poc'anzi. E noi vi saremo grati, perché questo significa che c'è da entrambe le parti lo spirito di collaborazione che produce sempre effetti positivi. Il dibattito, lo scambio di opinione è sempre positivo. Va bene. Buonasera. Ciao, ciao. Buonasera. Ah. Ciao, buonasera.